Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, ma che ci ha dato anche qualche gioia con House of the Dragon, quindi diciamo le cose stanno andando meglio. Perché nasce il mio canale, mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire. No, vi dico io, e se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Eccoci qui e ritorniamo con una nuova recensione, la recensione della seconda puntata di House of the Dragon, ossia Rhaenyra the Cruel, o in italiano Rhaenyra la Crudele. Allora, quindi si apre la puntata in modo ovviamente molto traumatico e angosciante, perché la scorsa puntata si è conclusa con Blood and Cheese e l'uccisione di Jaehaerys, cioè il primo figlio di Aegon e di Elena. E si vede, proprio si apre con la ripresa che c'era anche nel trailer della serva, della dama, che porta il lenzuolo insanguinato sul quale appunto giaceva Jaehaerys. Dopodiché vediamo una sorta di rastrellamento di tutti coloro che lavorano e vivono dentro la Fortezza Rossa, il che ci fa anche vedere non solo il caos che si va a creare, ma è anche impattante il fatto che quando succedevano comunque queste situazioni, poi insomma sono cavoli per tutti quelli che lavorano effettivamente all'interno della Red Keep, perché non sapendo chi è il responsabile, se sono tutti potenziali sospettati, e il fatto che ti raggruppano dentro una stanza con le guardie intorno e i cani che ti ringhiano, cioè comunque fa vedere molto l'angoscia del momento. Dopodiché abbiamo il momento in cui Aegon distrugge il compianto modellino di Viserys. Intanto voglio già dire che per me Tom, l'attore che interpreta Aegon, secondo me ha retto la puntata, nel senso sono tutti bravissimi, ma ogni volta che lui compariva su schermo, devo dire, la puntata per me è diventata sempre più interessante. Riesce veramente a dare spessore al personaggio di Aegon, a farci capire tutte le sue sfaccettature, e io devo dire che non pensavo che l'avrei detto, ma per me Aegon sta diventando il personaggio, cioè almeno uno dei personaggi più interessanti che ci sono, e per questo sta diventando il mio preferito. Devo dire, cioè in questa puntata ho amato proprio tutte le sfumature che sono riuscita a cogliere e a vedere tramite la recitazione comunque di Tom, e questo veramente mi è piaciuto tantissimo. L'urlo che fa, io non lo so se l'avete vista in italiano, scusate, c'è un aereo, spero che non si senta, ma probabilmente sì. L'urlo che fa quando, proprio la prima scena in cui compare, ma in originale ti spezza veramente il cuore, quando appunto urla "Who did it?", è veramente straziante. È anche, diciamo, il momento in cui vediamo il cambiamento che una persona comunque come Aegon, che come ho già detto comunque è molto, passatemi il termine, ma passionale, nel senso che è poco logico, lui è molto impetuoso emotivamente e ragiona molto poco, vediamo la sua trasformazione, nel senso, cioè quando lui è tranquillo, effettivamente è tranquillo, e come abbiamo visto anche la scorsa puntata, ha anche, diciamo, a cuore anche cause giuste, come appunto, non lo so, appunto ridare le pecore al povero pastore che non può più mangiare, oppure pagare chi ti fornisce le armi, quindi diciamo che comunque come intento lui di base è anche una persona che abbiamo visto può farcela. Il problema è che ha una tempra di un certo tipo e non è preparato per quanto riguarda la politica, e quindi questo ovviamente lo porterà anche nel corso di questa puntata a fare gran casini. Dopodiché vediamo la scena nel quale Aemond comincia, cioè non solo comincia a capire, ma scopre che questo attentato era in realtà indirizzato a lui, perché appunto entra nella sua stanza, vede il passaggio, quello segreto, aperto,
e trova una delle monete che mi pare era Blood aveva rubato, ma alcune lì erano cadute. Una di queste è proprio quella che trova Aemond, che lui stava usando appunto come pedine per fare le sue strategie, insomma, di guerra. In questa scena io non ci avevo fatto caso, perché poi comunque tutto sono presa molto dalla situazione, però ho visto la recensione sul canale della Cittadella e effettivamente c'è questa ripresa che io non ci avevo assolutamente fatto caso, dove praticamente viene ripreso Aemond con questa moneta in mano, che poi è la moneta degli Hightower, ovviamente simbolo molto importante per la serie, che in prospettiva lui ce l'ha posizionata esattamente così, no? Sull'occhio buono che, diciamo, per chissà come va avanti, sarà molto importante, diciamo, per la sopravvivenza di Aemond, oppure no. Ciò è stato molto interessante effettivamente sentire il loro punto di vista, dove appunto Sai ha spiegato molto bene il fatto che anche nella cultura di Westeros vengono messe le monete sugli occhi del defunto, e il fatto che lui abbia proprio questa moneta che in prospettiva gli copre l'occhio buono è stato molto interessante, nel senso un bel flash forward per il personaggio di Aemond. Dopodiché abbiamo la scena di Alicent che sta parlando con Otto. Allora, qui una cosa che mi ha colpito è il fatto che parla del nipote di Jaehaerys, distanziandosi comunque dal nipote, chiamandolo il bambino. Quindi infatti dice a Otto: hanno ucciso il bambino. Si concentra poi dopo sulla ripercussione che tutto quello che è successo con Blood and Cheese, che ok, che comunque, come ho detto nel mio scorso video, è stata cambiata rispetto a quella del libro, ma il trauma che una persona può subire vivendo una cosa del genere comunque non cambia. E quello che comunque è successo a Elena, cioè essere comunque attaccata nella sicurezza della sua stanza, essere costretta comunque in qualche modo a sacrificare uno dei suoi figli, comunque è un trauma che non passerà mai, e questo Alicent comunque lo capisce, nel senso, infatti diceva una cosa sulle righe, tipo ma che cosa hanno fatto alla mia bambina, e comincia a piangere. Quindi insomma lei sa che questa situazione qui probabilmente andrà a intaccare Elena, e chissà poi che ripercussioni appunto potrà avere sulla sua persona, persona che comunque è già molto particolare e che non molti capiscono. Quindi probabilmente appunto il pensiero che una cosa del genere sia successa proprio a lei ti fa preoccupare ancora di più. Però una cosa che poi Alicent fa è il fatto che dice che questa cosa è successa perché gli dèi li devono punire, perché la devono punire, e questa cosa secondo me da parte degli sceneggiatori è stata molto interessante, perché non ci dobbiamo scordare che Alicent è una timorata degli dèi, e il fatto che per una volta abbia cominciato a mettere da parte queste sue credenze per fare una cosa che andava bene a lei, lei la prende come, no, vedi, è colpa mia, però è bello come lei deve per forza tirare fuori questa colpa che ha. Dopodiché c'è la scena del concilio ristretto, dove il povero Aegon è giustamente molto incazzato. Voglio dire, come fai a non esserlo? E giustamente cerca spiegazioni. Spiegazioni che comunque non gli arrivano, perché Cole, che stavi a fare? Però una cosa che in questa scena mi è piaciuta veramente tantissimo è il processo mentale che fa Otto. Cioè, da questa scena qui noi possiamo ben intendere il carattere comunque di Otto. È una persona che, diciamo, emotivamente non è che viene tanto colpito da ciò che succede, nel senso riesce a mantenere la freddezza da poter girare la situazione a suo vantaggio. Infatti è proprio quello che fa, e a mio parere, nel senso, se ci mettiamo in un discorso come quello che loro stanno vivendo, cioè ci serve più appoggio possibile per mantenere, cioè per perorare la causa di Aegon, questa cosa qui, questo evento in realtà ci può servire molto, che è un concetto che
è al metà del veramente terribile, ma anche geniale a tratti, perché lui riesce a sfruttare una situazione a suo vantaggio. Quindi vuole far vedere a tutto il popolo che cosa è successo all'erede di Aegon. E non solo questo, ma lo fa partecipare al corteo proprio le due figure che nella famiglia sono più amate dal piccolo popolo. Quindi abbiamo Alicent, che è la regina che c'era stata, insomma, e Elena, la regina che c'è adesso. Poi, appunto, mi è piaciuta molto la reazione di Aegon e il fatto che non voleva far mettere suo figlio in bella mostra davanti a tutti dopo tutto quello che gli era successo. E ripeto, mi piace molto che ad Aegon abbiano inserito questo amore per i figli, che c'è anche nel libro, perché comunque lui era dedito alla famiglia, da quel punto di vista, cioè gli voleva bene. Però diciamo che nella prima serie, magari per questioni di tempistiche, perché comunque Aegon c'è stato solo 3 episodi, non è che potevi vedere poi più di tanto, avevamo visto più che altro la parte minchiona del povero Aegon, nonché tutti i problemi che lui si porta dietro con la madre e con il padre. Invece appunto questo amore che lui comunque prova per i figli, che è genuino, a me è piaciuto molto perché appunto dà stratificazione, perché non è detto che comunque se una persona è minchione o a tratti anche magari un po' più irresponsabile, non vuol dire che non voglia bene ai suoi figli. Quindi insomma è bella questa cosa e mi piace perché è una sorta di stratificazione che comunque anche nei libri di Martin vediamo per tutti i personaggi. Non tutti i personaggi sono coerenti, non tutti i personaggi sono unilaterali, che è la bellezza di questi libri, comunque dei personaggi che li abitano. Poi dopo comunque decide di dare retta a quello che diceva il nonno, quindi di organizzare questo funerale, non tanto per schemi politici, ma probabilmente perché ha visto anche che la madre era d'accordo con questa cosa e quindi diciamo è stato più facile convincerlo. Durante il concilio entra anche quel simpaticissimo uomo quale è Laris, che ci fa sapere che lui è riuscito con i suoi, insomma, uomini a fermare un tizio che era una cappa dorata che è stato trovato nelle fogne con la testa del povero principe. Quindi abbiamo trovato un responsabile. Passiamo alla scena in cui bisogna andarla a dire a Elena che si farà questo funerale. Elena, diciamo, diciamo che nel libro questo è il punto di svolta per Elena, cioè da questo momento qui lei comincia a diventare sempre meno, cioè sente sempre meno, comincia ad annullarsi, e te credo, nel senso, cioè non gli se può di niente da sto punto di vista. Qui lei è sempre stata più. Non mi piace usare il termine fredda perché si vede che lei elabora le emozioni in modo diverso, che per me in realtà è interessante come tipo di caratterizzazione. Io non so se loro la vogliano far effettivamente, vogliano creare un personaggio come lei, che magari rappresenta lo spettro autistico, ma in ogni caso, secondo me, è una figura che con il fatto che è una sognatrice, è come se lei vede e sa più cose, quindi inevitabilmente comunque tu vivi e senti il mondo in modo diverso, secondo me, anche perché appunto sognatrice non so neanche se è una cosa che magari lei fa effettivamente solo, perché secondo me c'è differenza se lo fai solo dormendo, cioè se hai le visioni solo dormendo, o se è tipo un flash che lei ha continuamente, cioè comunque il tuo relazionarti al mondo è diverso da quello che gli altri possono avere, cioè quindi anche il modo in cui prendi le cose, in cui ti accorgi delle cose, anche il modo in cui le senti, secondo me è diverso, perché appunto come anche qualcuno aveva anche commentato nel scorso video, probabilmente insomma lei l'aveva vista la morte di suo figlio. Infatti c'era, poi sono andata a rivedere, lei mentre stava cucendo nella prima puntata, mormora tipo qualcosa come "vogliono solo il bambino", quindi
lei lo sa, ma non lo sa. Quindi in realtà il modo in cui lei è sognatrice mi interessa molto perché non riesco a capire se lei effettivamente è consapevole di quello che vede e non lo sa spiegare per qualche motivo, o magari lei è come se ha questa sorta di epifanie, ma che poi dopo sono molto allegoriche, lei non riesce a capire esattamente cosa succede. Tant'è che infatti quando parlava di Blood and Cheese si è riferita a loro come i ratti, quindi chissà. Insomma, mi interessa molto vedere se riusciranno a spiegarci meglio il potere di Elena in quanto sognatrice, perché è, diciamo, l'unico personaggio che vediamo in questa storyline che ha questa sorta di poteri. Qui si vede sempre in questa scena quanto Alicent soffra quello che ha fatto, ma proprio per una sorta di colpa. Infatti, anche in un momento in cui tu non dovresti chiedere questa cosa a tua figlia, tu le dici: guarda cuora, ma quello che hai visto, ma sai che cazzo gliene frega quello che ha visto, tesoro mio, Alicent, io ti adoro, tu lo sai, ma cioè anche meno, nel senso, ci sono momenti e momenti. Questa ha perso il figlio, gli stai a dire che lo dobbiamo far sfilare per strada per farlo vedere a tutti. Non è proprio il momento di chiederle se si ricorda quello che tu stavi facendo con il capo delle guardie, non credo le interessi, insomma. Quindi sì, si continua a vedere quanto questa colpa che sente Alicent, c'è una colpa che lei sente proprio tipo peccato, proprio come viene percepito il peccato, cioè non è una colpa che magari tu dici: oddio, cioè raga, mi sento in colpa. Io l'ho percepita molto tipo ho peccato. Quindi proprio tipo, no, capito, il dovere, ho sbagliato e quindi la porta anche a fare domande in momenti in cui, cioè a parlare di determinate cose in momenti in cui non dovrebbe farlo. E questo comunque la rende interessante. Questo devo dirlo. Allora, io ho sempre, mi piacciono sempre, mi sono sempre piaciuti più i verdi, questo l'ho sempre detto. I personaggi che sono all'interno del team verde, a mio parere, sono un sacco interessanti, cioè non ce n'è uno che non è interessante. E è bello perché tu magari puoi non essere d'accordo, oppure li odi, oppure appunto li meneresti, oppure li giudichi. Però comunque rimangono sempre dinamiche interessanti, cioè sono personaggi molto sfaccettati, che hanno i loro pro, ma soprattutto hanno il loro contro. E questa cosa mi piace, cioè anche che facciano cose che, diciamo, eticamente non sono corrette. Come personaggi, nel contesto in cui loro si trovano, cioè appunto una guerra, muore gente, la dinamica anche che loro hanno interna tra di loro, perché diciamo che sono nello stesso team, ma per motivi differenti sono comunque tutti, tutti distanti. A me è una cosa che mi fa impazzire, cioè sono personaggi veramente che secondo me ti fanno, quando li guardi, ti fanno giudicare, tipo io che avrei fatto in questo momento qui? Perché secondo me invece è una cosa che con i personaggi sempre troppo buoni, che non hanno mai sfumature magari o che non sbagliano mai, dopo un po' ti annoi perché li trovi troppo distanti da te, cioè poco veri, che non vuol dire che io farei le stesse cose, però non ti trovo vero come personaggio. E questo purtroppo è una cosa che io sto riscontrando nella parte nera, di cui poi parlerò anche dopo bene nel momento dei dubbi. Quindi diciamo che io trovo tutti i personaggi molto belli di House of the Dragon, ma per quanto riguarda le dinamiche, adesso soprattutto che siamo divisi in due team, rispetto alla prima serie, la sto soffrendo molto la parte nera. Non avverto, non lo so, quell'interesse che invece ho con la parte verde. E non è che io nella parte appunto nera non ho personaggi che mi piacciono, che appunto io Rhaenyra, appunto Rhaenyra adulta l'ho amata, ma Rhaenys mi piace tantissimo, Jace anche lo adoro. A me l'unico che non mi piace dalla parte nera è Daemon, quindi per dire. Però all'interno della parte nera probabilmente è quello che
potrebbe essere più interessante, ma i problemi secondo me che ci sono stati con Damon ci arrivo tra poco. Quindi insomma, la cosa che mi piace molto del team verde è che ci sono questi, cioè che c'è stata questa caratterizzazione da parte degli showrunner, quindi degli sceneggiatori, cosa che vorrei vedere un po' di più dalla parte dei neri. Dopodiché c'è la scena del funerale. Oggi stanno pace. C'è la scena del funerale, bellissima, cioè mi è piaciuta veramente molto. Belle le riprese, tantissimo. Ho amato la ripresa, quella di Elena, quando guarda in su che c'è tutto il velo con il vento, bellissima, veramente. Scena molto, molto bella e toccante. L'unica cosa, appunto, che magari non lo so, avrei evitato. È un po' questo panico da parte di Elena, cioè nel senso, non che non ci stia bene, perché appunto se la stai caratterizzando comunque con un tipo di personalità o di sensibilità diversa, magari appunto anche senso il fatto che in un momento così intimo per te tu ti trovi tutta questa gente che comunque ti vuole, appunto ti vuole toccare, ti vuole osannare, cioè più che prendersela bene si impanica lei. Cioè secondo me, non lo so, è che a un certo punto io mi sono sentita un po' distratta da questa cosa, cioè nel senso invece che magari concentrarmi sul fatto che, oddio, povero bambino, e tutti quanti che cominciano a stare dalla parte dei verdi, e quindi magari appunto poi dipende tu che tipo di spettatore sei, nel senso se tifi verdi o se tifi neri, magari appunto provi sensazioni diverse, o anche soltanto il fatto che sei riuscito ad avere questo sostegno utilizzando un bambino, quindi magari ti fai anche questo tipo di problema. Il fatto che lei si impanica, per quanto può avere senso con il suo personaggio, secondo me è stato superfluo. Non c'era bisogno, non lo so, boh, fatemi sapere voi poi che cosa pensate. E poi nel frattempo vediamo che Laris ha preso appunto Blood, e è vero che nel libro, diciamo, Blood resiste alle torture un po' di più, ma posso dire che effettivamente, diciamo, umanamente parlando, se ti arriva un tizio con quella caterba di attrezzi strani che te li mette lì e tu non hai modo per scappare o difenderti, diciamo che capisco perché ha capitolato così facilmente, ma anche perché comunque come tempistiche dobbiamo andare necessariamente più veloci, abbiamo solo 8 episodi. Devono succedere comunque delle cose e sinceramente perdere troppo tempo su Blood non aveva poi tanto senso. Laris sempre inquietante, come dicevo anche nella scorsa puntata, comunque è proprio, cioè nel senso è un serpente, diciamocelo. Ed è quel, cioè a me infatti l'ho già detto nella scorsa puntata, ma il fatto che lui mi ricordi così tanto Peter Baelish me lo fa. Mi ci fa proprio cadere l'occhio, ma io mi sento sempre molto inquietata dalla presenza di quest'uomo, il che vuol dire che comunque l'attore e anche gli sceneggiatori con lui stanno facendo un lavoro eccezionale. Quindi insomma mi è piaciuto, e è piaciuto anche che appunto a ucciderlo o almeno a dargli il primo colpo sia stato a Blood, sia stato proprio Aegon, che comincia a tirare appunto fuori quella parte che nella scorsa puntata, infatti, io ho definito molto imprevedibile. Cioè, già i Targaryen comunque hanno una tempra di un certo tipo, però appunto una tempra come quella dei Targaryen in una persona che, diciamo, non è che brilla per un'intelligenza smisurata. E poi, diciamo, non è controllato, dico con se stesso, non che qualcuno lo debba controllare, cioè, oddio, anche quello, però, lui con se stesso non è che imbriglia le sue emozioni, lui proprio le cavalca. Quindi nel momento in cui una persona come Aegon, un personaggio come Aegon si incazza, un personaggio come Aegon non ragiona più, e l'unica cosa che vuole è probabilmente sentirsi meglio con i mezzi che conosce, e per quanto riguarda Aegon, ora lui è focalizzato sulla vendetta. Molto molto interessante, ripeto, Aegon, io penso proprio su una scala da 1 a 10,
mille, cioè io lo sto amando tantissimo. Poi passiamo alla parte dei neri, dove anche qui si sta svolgendo un concilio, perché giustamente questi si sono svegliati la mattina con tutti che ce l'hanno con Rhaenyra, che dice: ma come mai oggi tutti mi odiano? Che è successo? Io non stavo facendo niente. E appunto si ha insomma questa discussione in cui lei viene accusata di essere la responsabile, la mandante di questo attentato, e il bello è che anche nel suo concilio appunto c'è qualcuno che mette pure in dubbio, tipo: sì, vabbè, ma sa, una madre che soffre, chissà cosa potrebbe fare. Sì, questo è vero, ma nel caso di Rhaenyra dice: io sono sicura che non ho dato nessun ordine, perché vi dovrei mentire? E il fatto che comunque mettono anche in discussione ciò che la loro regina sta dicendo, comunque insomma è sempre un sentore del setting maschilista che noi abbiamo a Westeros, perché è vero che comunque loro si sono inchinati a lei, però ti senti comunque nella posizione da poter mettere in dubbio quello che la tua regina ti sta dicendo, e il che mi viene da dire, l'avresti fatto con un uomo. Quindi insomma è molto interessante il fatto che ci sia questo tipo di dinamica. C'è la parte che ormai è diventata un meme su internet, il fatto che, che non so, che Daemon sta lì a gongolare e ci sono loro, che cioè, appunto tra Rhaenys che lo guarda e dice: lo so che sei stato tu, bitch, e Rhaenyra che prima si gira facendo: amore mio, ma ci puoi credere che hai fatto? È bellissimo, cioè top televisione. Mi è piaciuto veramente tanto, perché ecco, riescono a mettere questi pezzi che sono comunque, ti strappano una risata in un contesto comunque di serietà, ma che non ti rovina il pace della scena. Quindi la scena è comunque drammatica e comunque non capisci cosa sta succedendo, però appunto il fatto che lui faccia così, non lo so, ti dà sempre queste sfumature di cui mi piace parlare. Dopodiché abbiamo la scena che, devo dire, mi è piaciuta veramente, una scena che mi è piaciuta veramente tanto, cioè il confronto tra Rhaenyra e Daemon, dove finalmente si vede tutti i dubbi che Rhaenyra ha su Daemon. Ora, nel senso, secondo me, per questione che ormai le serie sono fatte solo da 10 episodi, purtroppo il fatto che lei abbia questi dubbi riguardo a Daemon, diciamo, è un po' un flash, no? Perché fai: ah, avevi dubbi, cioè almeno io l'ho fatto, ah, avevi dubbi. Però capisco che siccome abbiamo solo 10 episodi nella prima serie, che comunque si susseguono nell'arco di 20 anni, cioè inserirlo è stato un po' difficile, però diciamo che ce l'hanno fatta nel momento in cui lei va al tavolo nell'ultima puntata della prima serie, che è già stata incoronata tra l'altro da lui, e cominciano a cercare di decidere da farsi sulle battaglie. Lui si imponeva molto, mettendola anche in discussione davanti al tavolo dei suoi diciamo dei suoi consiglieri, il che è gravissimo, che è un po' speculare anche a ciò che succede ad Alicent con Otto, cioè loro due comunque sono le uniche figure femminili di rilievo all'interno di un gruppo di uomini, e che tu, mio marito, o nel caso di Alicent tu, mio padre, mi metti in discussione davanti agli altri uomini, ma questi prenderanno per forza più in considerazione te in quanto uomo, visto che siamo in un mondo in cui Rhaenyra dice: io sto perdendo la corona proprio perché sono vagino munita. Quindi, cioè, il fatto che proprio tu, mio marito, nel momento in cui mi serve, diciamo, il sostegno, invece devi vedere che, non lo so, ce l'hai più grosso tu, o che ce l'hai tu, ecco lì che alla fine io perdo credibilità. Quindi diciamo che effettivamente questa frase che lei dice, tipo: io non mi, già sapevo che non mi potevo fidare di te, da un lato quando l'ho sentita mi ha fatto dire tipo: ah sì, però poi dopo, ricollegando il tutto, dico: beh no, effettivamente per come lui si è comportato ha senso che lei si senta in questo modo. Qui proprio in questa scena si è vista la megalomania che ha Daemon,
che sicuramente deriva da una sorta di dolore che lui ha nei confronti soprattutto di suo fratello. Mi ha fatto infatti, non lo so se volevo ridere o piangere, quando, nel momento in cui lui dice a Rhaenyra che Viserys non l'ha fatto re perché lui se no avrebbe oscurato la sua figura, cioè nel senso l'avrebbe fatto dimenticare. Cioè, che dico, Daemon, cuore stella divina, ma tu come, cioè perché, quando ci sei arrivato a sta cosa? E il bello appunto è che anche lei fa, cioè tu stai fuori tutto veramente. E questa cosa qui, diciamo, secondo me è proprio indice del fatto che Daemon sia comunque un personaggio tendente, se non narcisista. Tipo, non so, ho fatto un po' di ricerche insomma sul narcisismo, alcune delle caratteristiche sono tipo un'immagine grandiosa di sé, per esempio questa qui, cioè lui crede di essere migliore di suo fratello, di essere molto più forte di Viserys. Ha un bisogno di ammirazione eccessivo, perché comunque lui vuole quell'ammirazione, non capisce perché non la riceve. Tendenza a sfruttare gli altri per raggiungere i suoi scopi. Io, per quanto mi riguarda, la sua relazione con Rhaenyra, sin da quando era bambina, sin da quando era giovane, io l'ho vista sempre come comunque una sorta di interesse più al trono rispetto a lei effettivamente. Invidia che si manifesta nei confronti degli altri, lui è invidioso di Rhaenyra in quanto sua regina. Lui non riesce ad accettarla come sua regina. Infatti la domanda che lei gli pone, quella, ma tu mi accetti come regina oppure no? Cioè, io ancora a quella domanda sto aspettando una risposta, il che forse la risposta me la dà. Quindi è un personaggio che tendenzialmente tende al narcisismo. E questa scena però sarebbe stata perfetta se avessero fatto capire lui cosa ha detto a Blood and Cheese. Daemon è un personaggio molto interessante. Secondo me, per come li stanno caratterizzando all'interno del team nero, è il più interessante, perché ci puoi giocare un sacco, puoi creare un sacco di dinamiche o di interrogativi da parte di chi ti guarda con un personaggio come Daemon. Ma mi sembra che gli sceneggiatori su questa cosa hanno un po', cioè su lui e sulla parte nera soprattutto, hanno un po' il freno a mano tirato, che quando Rhaenyra gli chiede, quindi sei stato te a dirgli di uccidere Jaehaerys oppure no? Non ce l'abbiamo effettivamente una risposta, che in realtà lascia, secondo me, troppo margine di immaginazione allo spettatore, perché lì tu, se credi a Daemon o non credi a Daemon, va molto in base a tu cosa pensi di Daemon. Ora, io che non ho un'alta stima di Daemon, tendo subito a pensare che stia mentendo a Rhaenyra, cioè nel momento in cui lui dice no, io non ho fatto niente, cioè io gli avevo detto Aemond, però poi loro hanno sbagliato, è stato un errore, però intanto lui ride mentre parlano che sto ragazzino è morto, gongola parecchio, quindi io che non ho un'alta stima di Daemon, la penso che dico, stai mentendo fratello, nel senso non ci sarà nulla di quello che tu puoi fare o dire per farmi cambiare idea se fai così. Dall'altra parte invece chi stima Daemon magari può tendere a crederci, perché magari dice, vabbè, lui non l'ha ordinato, ma l'outcome, cioè quello che è successo, non gli dà poi così fastidio. Però si va a creare, secondo me, troppa differenza su quello che tu pensi comunque di Daemon, sulla rappresentazione di Daemon. E quindi, a mio parere, alla risposta, cioè alla domanda, ma sei stato tu, cioè volevi, secondo me dovevano far capire meglio se è vero che lui non voleva o se è vero che lui voleva. Non so, magari lo faranno nei prossimi episodi, comunque sono 8 episodi, stiamo al secondo, cioè ancora ci abbiamo tempo. Però comunque, secondo me, questa cosa qui ha un po' abbassato un po' Daemon, non che io devo dire la verità, ho paura che poi lui venga descritto
adesso che va ad Arenal, perché da quello che ho capito va ad Arenal, che lui adesso farà tutto per impressionare, diciamo, Rhaenyra. Non lo so, ragazzi, nel senso io onestamente non vedo Daemon come un personaggio innamorato di sua moglie. Cioè, nel senso, se l'ama è comunque in un modo malato. Non lo so, io lui è se sono, è trovo sempre molto difficile quello che provo e sento per il personaggio di Daemon. Appunto, quando viene detto che lui ama Rhaenyra, io non credo che quello sia un concetto, cioè il concetto di amore, però può essere un tema, nel senso, per carità, lui può pensare che questo sia, cioè che lui ami Rhaenyra e che però lo dimostra a cazzo di cane, cioè può essere, non lo so, io però ho paura che Daemon me lo stiano facendo un po' troppo sappi, un po' troppo che deve riconquistare la fiducia di Rhaenyra. E secondo me questa cosa potrebbe un po' perdere il personaggio di Daemon, vedevo di la verità, quindi non lo so. Quindi Daemon è un personaggio che comunque io non apprezzo, però è interessante e vorrei che spingessero di più. Bella comincia a entrare nella storia, quindi cominciamo a vederla un po' più in azione, è arrivato il suo momento e vediamo che Rhaenyra la sta mandando su Moondancer, danzatrice di luna, penso l'abbiamo tradotto così, a sorvolare King's Landing per tenere un po' sotto controllo King's Landing, cioè nel senso sì, cioè ci sta, magari si può creare qualche tipo di situazione per Bella che ce la fa conoscere meglio, quindi va bene, nel senso, cioè per me sorvolare solo King's Landing, cioè nel senso noti se i draghi magari se ne vanno, ma non so cosa effettivamente da lassù puoi vedere, però il fatto che magari riusciamo a vedere Bella in alcune situazioni che magari le andranno a creare è tutto insomma di guadagnato, quindi per quanto mi riguarda va tutto bene per ora. Dopo che cosa ci abbiamo? Ah sì, c'è la scena sulle scalinate tra Aegon e Elena. Allora, qui nel senso la loro distanza che già vediamo da sempre perché loro non sono mai andati d'accordo in nessun ambito della loro vita, qui la vediamo ancora di più. Aegon è molto arrabbiato con tutti e io credo che un personaggio come Aegon si senta specialmente arrabbiato con lei. Non credo che Aegon abbia, diciamo, l'intelligenza empatica da capire quello che può essere successo a sua moglie. Secondo me, lui la vede come comunque la responsabile della morte del figlio, o comunque una delle cause. Il che comunque li porterà ad essere sempre più distanti. Triste, perché comunque è triste che comunque due fratelli non riescano a essere mai uniti, specialmente poi in questo caso qui, seppur comunque una situazione discutibile, però comunque neanche verso, cioè neanche con il loro figlio riescono. E comunque poi la morte di un figlio non è che sempre riesce a portare una coppia a diventare più unita, anzi, molto spesso si separano. Quindi, scena che mi è interessata molto. Ah, su Elena una cosa che mi è venuta in mente perché avevo visto qualcuno che ne parlava e c'era la foto quando lei stava sulla scalinata che dicevano: ma perché nessuno crede mai a Elena e alle sue visioni? Cioè, che deve fare sta poretta per farvi capire che comunque sa cose e magari se l'ascoltaste un po' di più magari riusciamo a capire che cosa succede. Io secondo me hanno fatto simile a la situazione di Cassandra nell'Iliade. Cassandra era la figlia del re di Troia e c'era Apollo che si era innamorato di lei, ma lei l'aveva rifiutato, quindi siccome lei aveva queste visioni, lui l'aveva maledetta dicendo che nessuno avrebbe mai creduto più alle sue visioni, tant'è che lei anche aveva visto la distruzione di Troia, ma nessuno le crede. Quindi secondo me hanno voluto fare un po' stile Cassandra, che comunque è interessante perché
tende questa situazione qui ad isolare Elena sempre di più. Cioè, sia Elena si comincia ad isolare dagli altri, sia gli altri si isolano da lei perché fondamentalmente non la comprendono, non la capiscono. E se arriviamo al finale di Elena, come quello che è il finale di Elena nel libro, questa situazione in realtà, digevolvendosi in questo modo qui, in realtà ha senso, quindi mi è piaciuto. Adesso arriviamo al personaggio più chiacchierato e odiato di questa puntata. Roba che il povero Fabian ha dovuto anche limitare i commenti su Instagram perché la gente non è in grado di capire cos'è personaggio e cos'è attore, quanto pare. Ma è il personaggio di Sir Criston Cole. Allora. Tanta roba, sto in giro nel senso, Criston, calmati, stai calmo. Però mi è piaciuto perché no, ti fa vedere tanto cosa succede tra i cavalieri delle cappe bianche, che è il grande problema che per esempio ha Jamie nel libro, nei suoi POV, cioè che loro giurano cose anche belle, cose in cui, cioè cose che servono effettivamente ad aiutare la gente, a rendere il mondo un posto migliore, ma alla fine, per un motivo o per un altro, sono tutti corrotti e sono molto pochi quelli che in realtà mantengono la loro integrità, se non nessuno praticamente. Infatti, appunto, io mi ricordo sempre quando c'è Jamie che racconta della morte di Brandon Stark e di Rickard Stark, dove dice neanche il grande Ser Barristan cioè, anche se era indignato, non fermò il re e dice: però, se io ho fatto un giuramento, io però ho deciso di difendere le persone in quanto cavaliere, e quello che sta succedendo davanti a me non è una cosa onesta, non abbiamo fatto un processo, questo sta morendo arzovivo e quell'altro si sta strozzando da solo, vogliamo fare qualcosa? No. Quindi questo porta in realtà a vedere quanto il sistema dei cavalieri porti comunque corruzione, che è una cosa che è molto interessante all'interno del libro. E Sir Criston Cole fa vedere ha due cose, secondo me, che fa vedere molto bene. Una è questa, perché appunto lui ha fatto un giuramento, quindi appunto di difendere i più deboli, tutti i giuramenti che fanno le cappe bianche. Ma Sir Criston Cole non riesce a trattenersi quando si tratta di passioni carnali. Questa è la verità, non riesce a trattenersi e questo lui di se stesso lo odia. E si vede perché se la prende col prossimo. Quindi, nel senso, nel momento in cui va a letto con Rhaenyra e lui pensa che saranno sempre insieme, ma lei è dal 2 di picche. Lui comincia a odiarla perché lui anche dopo 20 anni continua ad odiare Rhaenyra come se non ci fosse un domani, perché in lei vede una macchia nel suo onore, no? Tutto quello che fa, anche appunto andare con Alicent ed è morto il ragazzino, il povero Jaehaerys, lo vede come un'altra macchia e questo però lo porta non a farsi un esamino di coscienza. Lui, quando è incazzato con se stesso per primo, se la prende col prossimo. Cioè, abbiamo visto anche che al matrimonio di Rhaenyra aveva ucciso Joffrey, l'amante di Lenor. Cioè, fa delle cose incredibili, proprio incredibili nel senso più negativo del termine. Cosa che qui, infatti, vediamo che poi lui va a prendersela qui con il povero Ser Arryk, che non stava a fa niente, e mi ha fatto tanta tenerezza in questo momento perché lui arriva, lo attacca, semplicemente perché Ser Arryk è il più attaccabile, visto che il fratello ha disertato ed è andato dalla parte dei neri, quindi se la prende con lui, accusandolo come per dire tu non eri al posto dove dovevi stare, e Arryk fa te sei scemo tutto, io devo stare con Aegon. Io sono stato con Aegon, cioè quello che dovevo fare l'ho fatto, nel senso, ma che cazzo la stai a dire? No, 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 non è così. Poi adesso il tuo onore è macchiato perché questa cosa col fratello, quindi ovviamente puntando sull'onore, soprattutto insomma in tempi come questi, l'uomo e l'onore sono cose assolutamente che devono rimanere linde, pinte, immacolate, quindi diciamo che frega così Ser Arryk. Però ecco, questo comportamento qui
molto scazzino, quasi annebbiato dalla rabbia di Sir Criston Cole, mi porta alla seconda cosa, ossia che io ci vedo tantissimo il comportamento dorniano, non tanto magari di tutti i dorniani, ma di una famiglia in particolare, ossia dei Martell, specificatamente Oberyn. Le sue serpi della sabbia e anche Arienne, cosa che piace molto che lo spingono perché visto che ci abbiamo avuto la parodia delle serpi della sabbia e dei Martell, perché veramente sono ridicoli nel telefilm, qui invece vediamo comunque la passione dorniana, ma per passione intendo quando la rabbia ti acceca e tu fai cose. Mi piace molto vedere questa parte perché ti fa dire, Madonna, fermate, cioè ti prego, fermate, non ti sopporto più, però ti rende un personaggio interessante. Quindi, nel senso, l'ho odiato, ma ho amato odiarlo a Sir Criston Cole in questa puntata. Poi Fabian, bravissimo, quindi il mondo gli deve delle scuse, se la stanno, cioè perché se la stanno prendendo con lui, ed è inaccettabile una cosa di questo genere, perché comunque non ci dobbiamo scordare che un attore è un lavoratore, non sta facendo niente di che. E non bisognerebbe così, cioè non dovremmo confondere mai chi sta facendo una cosa con il personaggio. Cioè, puoi odiare il personaggio quanto ti pare, ma la persona tu non la vai a molestare su internet, trattandola male, costringendola a chiudere i suoi social. Cioè, è gravissima questa cosa. Poi abbiamo un bel momento che mi è piaciuto veramente, veramente tanto, tra Jace e Bella. Mi piace molto vederli interagire, sono molto curiosa di capire questa coppia, che cosa succederà, perché in Fire and Blood si dice che Jace abbia una relazione e che anzi si sia proprio sposato a un certo punto con Sarah Snow, che dovrebbe essere, non mi ricordo ragazzi se la figlia o la sorella bastarda di Cregan, mi sa la sorella bastarda di Cregan, ma viene fatto intendere che non si sa se questa Sarah Snow effettivamente esiste nel libro, cioè se è esistita nella storia. E quindi è molto interessante vedere come si comporteranno con la relazione tra Jace e Bella. Oltre che è anche molto carino secondo me vedere due ragazzi giovani che sono appunto promessi sposi e vedere come in una situazione come appunto la guerra, no? Quello che stanno vivendo, come agiranno, soprattutto perché loro in realtà dovrebbero essere gli eredi, perché Jace è l'erede di Rhaenyra e questo quindi farebbe di Bella la futura regina al fianco di suo marito. Quindi questo è molto interessante, loro mi sono piaciuti molto insieme, una bella chimica, che parlano appunto dei padri, cosa carina anche perché è bello quando si parla comunque di dinamiche familiari, quando abbiamo i personaggi che per un motivo o per un altro parlano di legami di parentela o familiari, o di affetto in generale, cosa che nel Trono di Spade non abbiamo mai visto. O se l'abbiamo vista era fatta proprio male. Invece qui appunto è bello perché abbiamo riparlato di Lenor. È bello che abbiamo riparlato dell'uomo della mia vita in House of the Dragon, ossia Arwen, Ser Arwen Strong. Benedetta sia la sua anima per tutta l'eternità. E poi anche che vediamo che Bella non ha esattamente un bel rapporto con Daemon, il che insomma ha senso considerando che prima se sono passati nel corridoio, lei cerca di oh pa, dove vai? E lui manco gli risponde. Cosa che continuo a dire, comunque ci caratterizza Daemon come una persona che comunque l'affetto lo prova in un modo molto strano, se lo prova perché cioè manco ti fermi a parlare con tu fia, cioè nel senso. E infatti lei, Bella, diceva anche io non so a volte se lo odio. Una dinamica insomma comunque interessante che mi piacerebbe venisse esplorata ancora di più, specie da parte di Rena perché Rena non ha il drago. E abbiamo visto nella prima serie che parlava con Lena del fatto che lei si sentiva come se suo padre le volesse meno bene perché non aveva il drago. Quindi secondo me si potrebbe un pochino ampliare il discorso Daemon, Lena e Rena, ma non è che ci devi fare una storyline, mi basta qualche scena, quindi io ci spero ancora, vediamo che cosa succede. Quindi bella scena, mi è piaciuta.
I vestiti mi sono piaciuti anche perché lì ho rivisto proprio, magari hanno preso, penso, molto spunto i vestiti di Daenerys delle ultime serie. Infatti Jace è vestito di nero con il mantello che gli cala solo da una parte, come era quello di Daenerys, e anche Bella ha il taglio proprio degli ultimi vestiti che lei aveva. Secondo me, appunto, magari hanno voluto fare una sorta di collegamento, però almeno, insomma, in questi qui riesco a vedere i dettagli, il che mi fa molto felice, perciò Bella, mi è piaciuta. Ah, sì. Poi abbiamo la scena che a me mi ha disturbato, raga, in una maniera allucinante. Cioè, Aemond con Sylvie, Madame Sylvie, nel bordello. A parte che, cioè, ho adorato il fatto che io appena ho visto il bordello ho detto: "Dio no, mica mi faranno vedere tette e culi di nuovo, per cortesia no". Mi è piaciuto invece come è stato molto delicato il tutto, cioè quando loro, appunto, c'erano tipo le ballerine con i ventagli, ed era bello perché appena passavano poi cambiava la scena, magari qualcuno passava davanti, blurando un po' il tutto. Mi è piaciuto perché rende l'idea del posto, perché lo vedi che sono comunque tutti nudi, ma non è volgare, non è spinto, cioè è più una cosa scenica, quasi artistica, e questo mi è piaciuto molto, perché io, chi ha visto anche altri miei video lo sa, ma se non mi conoscete, Game of Thrones ho odiato come hanno utilizzato le scene di nudo, perché veramente sembra, se va bene, un soft porn, se no proprio porn, e veramente è quasi disturbante a volte le scene che hanno messo. Invece qui è molto più artistico, che mi ha ricordato, diciamo, le scene che di questo tipo qui, che fanno nel mio telefilm preferito, che è Spartacus. Se non l'avete visto, ve lo raccomando tantissimo perché è stupendo, cioè ve lo giuro, quindi vedetelo. Probabilmente ne riparlerò dopo in questo video, però Spartacus, stupendo. Quindi dunque, torniamo ad Aemond. E Aemond, scopriamo un lato diverso di Aemond. Voi dovete sapere che io, comunque, scrivendo, e scrivo anche fanfiction, però prima di scrivere fanfiction io faccio una ricerca di mercato, quindi vedo che cosa creano gli altri con le fanfiction, per capire cosa non fare. E era bello, cioè, nel senso, io ho riso tanto, ma non per la scena, ma ho riso tanto perché Aemond nella fandom viene comunque descritto proprio come, cioè, un uomo che non deve chiedere mai, no? E mi ammazza il fatto che invece lo vediamo così bisognoso di affetto, che quando l'ho visto ho detto: per quanto mi inquieta, perché comunque hanno fatto veramente delle riprese inquietanti, anche il modo in cui lui parla, cioè molto, sussurra molto, no? Così è, mi ha molto inquietato, però insomma è molto interessante che scopriamo che Aemond non è effettivamente diverso dai suoi fratelli, ossia che cerca l'affetto della sua mamma, tant'è che infatti lui va a scegliere una donna più grande, e non solo in questo caso, ma lo vedremo nei prossimi episodi sicuramente, che è più grande di lui, anche roscia tipo come è la madre, ricercando sempre un po' questo senso di conforto e di affetto, che però è trattato anche in modo un po' disturbante, nel senso, non tanto quello che si dicono o l'atteggiamento tra di loro, ma proprio lui è molto inquietante in questa scena qui. E ho letto però alcuni che non condividevano tanto nella fandom il fatto che lui si sentisse in colpa per quello che è successo a Luke. Dicono: Aemond secondo me non l'avrebbe fatto. Io dissento, cioè non sono d'accordo, perché comunque Aemond
ricordiamo che appunto quello che è successo a Luke è successo per un incidente, quindi lui ha perso il controllo di Vegar, cosa che per una persona come Aemond, che io vedo molto molto controllativo, come dice mia sorella, lo vedi anche nei capelli perché non c'ha un capello fuori posto, il pensiero che lui comunque ha perso il controllo della sua bestia, che diciamo gli dà anche il titolo nel mondo come persona più forte, o comunque una delle persone più forti proprio perché cavalca, non so, una bestia di Satana. Il pensiero che lui ha perso il controllo di sta bestia, ovviamente non la vive bene, e che questa cosa qui, perché lui ha fatto il minchione e poi ha perso il controllo di Vegar, ci ha rimesso Luke, ovviamente non la vive bene, cioè mi piace il fatto che lui non la viva bene, ma mi piace perché lui non lo sta dicendo a sua madre, non lo sta dicendo ad Aegon, non lo sta dicendo a Elena, ma lo sta dicendo a una prostituta in un momento di grande intimità tra di loro. Il che vuol dire che lui, secondo me, quello che ci vuole far intendere è che lui lo dice a lei perché si sente comunque una sfera protetta, ma non lo dice agli altri. Quindi per il mondo a Aemond non frega nulla, e che ci sta insomma con quello che lui vuole far vedere nel mondo, e ci sta anche il fatto che lui comunque si senta in colpa perché gli dà una dimensione umana, cioè nel senso, non è così grave a livello di caratterizzazione se lui prova senso di colpa, perché comunque è una cosa che ci sta. Il punto è che lui non ammette a nessuno che è stato per colpa di Vegar, cioè o colpa sua che ha perso il controllo di Vegar, perché io ripeto, da quello che sto continuando a capire, tutti quanti pensano che lui l'abbia fatta apposta. Quindi insomma, ci setta un personaggio che nel suo intimo magari prova delle cose, ma che fuori non te lo direbbe manco sotto tortura, e questo sempre contribuisce a rendere comunque questo personaggio molto interessante. Quindi scena inquietante, ma interessante, mi è piaciuto vederlo in questa veste, cioè non aveva i vestiti, però in questa situazione. Quindi dopo il fratello di Voldemort, chi c'abbiamo? Ah sì, ci abbiamo Hugh, lui è sì, Hugh, che ci fa vedere ci fa vedere le preoccupazioni e le difficoltà del popolino, cosa bella perché appunto nel Trono di Spade non abbiamo mai visto i problemi del popolino, manco dal punto di vista di Arya, che letteralmente vive tra il popolino adesso, ma invece no, non l'abbiamo mai visto. Invece qui insomma era bello il fatto che parlano, a parte che hanno, lui ha a quanto pare insomma una famiglia, una bambina ammalata, e si parla anche con la moglie del fatto che dici non abbiamo più roba da mangiare e quello che dobbiamo prendere, che dobbiamo comprare, costa un occhio della testa. Questo ci dà il sentore che comunque quando il popolo comincia a non mangiare, il popolo si incazza, e quando il popolo si incazza diciamo che non va mai a finire bene. Invece vediamo appunto uno Hugh che ancora ci crede, il che mi ha fatto molto stringere il cuore, perché comunque lui ha diciamo buone aspettative per quello che comunque Aegon gli ha detto, cioè vi daremo tutti i soldi che servono. Ma io ora Aegon, come sta messo adesso a livello appunto emotivo, non so effettivamente quanto terrà fede alle sue promesse, e questo sicuramente avrà delle ripercussioni da parte delle persone che dipendono da lui. Poi facciamo la conoscenza di un altro personaggio che sarà molto importante all'interno insomma della Danza dei Draghi, che è Adam Ovul. Adam Ovul è il fratello di Alice Ovul. Alice l'avevamo già conosciuto la scorsa puntata. Questa puntata incontriamo invece Adam. Rispetto al libro, a me Adam sembra più giovane di Alice, mentre nel libro Adam è più grande di Alice. Non so se, da quello che ho capito, nessuno ha confermato chi è più grande di chi, però diciamo che a livello di narrazione non è così importante il fatto che uno sia più grande dell'altro, l'importante è che si va a finire dove si deve andare a finire, e penso che insomma lo faranno. Le loro interazioni, che riguardano sempre, vediamo Alice per la seconda volta,
che riguardano sempre Corliss, ha uno spettatore che non ha letto il libro invoglia a far capire che rapporti abbiano questi con Corliss. Per chi ha letto il libro, che lo sappiamo, mi piace insomma questo sentore di loro sanno più di quello che ci vogliono far sapere, ci hanno sempre a che fare con sto tizio e a quanto pare, secondo Adam, Corliss gli deve qualcosa, quindi insomma a lui e al fratello, quindi insomma non si sa, non, cioè nel senso si vede che stanno creando comunque una dinamica che può andare a essere molto molto interessante, che magari aggiungerà un po' di zest comunque alla parte dei neri. E quindi insomma mi sono piaciuti molto, mi è piaciuto molto il look di Adam, molto giovanile, mi è piaciuto veramente veramente tanto. Infatti dopo loro passiamo a Corliss, non è un caso questo, e che è in un momento appunto di intimità con Rhaenys. Posso dire che loro due, cioè io li amo tantissimo, non solo la coppia in sé, ma proprio gli attori, cioè loro hanno una chimica invidiabile per quanto riguarda proprio recitativamente parlando, ma ce l'hanno così forte che anche quando sono a fare le interviste loro sembrano una coppia, cioè è bellissimo. Quindi se hai un'intesa così bella fuori, figurati quando poi vai a creare una dinamica all'interno del set, quanto può essere bella comunque la dinamica tra i personaggi. Quindi insomma bella, bella scena, loro appunto mi piace sempre vederli molto, e con Rhaenys che si fa comunque carico di aiutare Rhaenyra a mantenere, insomma, a non farle perdere la via, quindi sempre il senso di responsabilità che piace tantissimo di Rhaenys, nel senso Rhaenys anche nel libro è comunque un personaggio molto amato dalle persone, proprio perché è quasi è una guida, e il suo proprio essere la regina che non fu mai ti fa vedere proprio questo, che lei avrebbe molta in realtà capacità di regnare, ma che purtroppo non è andata così. Se sentite una campanella è perché c'è una scuola qua, quindi ma non vi preoccupate. E quindi insomma è bello che tendono a esaltare questo suo lato molto, mi viene dignified in inglese, molto dignitoso, no? Che la seguiresti, cioè tu quando vedi Rhaenys stai tranquillo, è proprio così, cioè io appunto l'ho detto anche nello scorso episodio, cioè la regina che ci meritavamo è tutta la vita, cioè io mi sarei battuta per lei per sempre. Dopodiché vediamo che Rhaenyra parla con Missaria, ovviamente per scoprire se Daemon ha detto la verità oppure no. Non è che Missaria in questo insomma gli è stata molto, molto utile, perché lei sa quello che Daemon le ha detto, cioè gli servivano delle persone, lei c'aveva i contatti, gliel'ha passati. Poi dice però quello che lui ha chiesto io poco ne so, però diciamo che Missaria ha una storia con Daemon e non ha un bel, non ha una grande stima di Daemon, e questo infatti si vede che in un certo modo le unisce o comunque fa provare rispetto reciproco. Diciamo che Missaria e Rhaenyra si sono già incontrate, si erano incontrate a Roccia del Drago, quando Daemon l'aveva diciamo presa, quando doveva fare sempre la sua fase ribellina, aveva preso l'uovo che sarebbe dovuto essere di Belor e Rhaenyra era andata a prenderlo. Però giustamente insomma sono passati penso 15 anni, non è che insomma io me te ricordo poi più di tanto, anche perché non è che t'ho guardata poi più di tanto, guardavo lui. Però diciamo si è creata una bella dinamica tra le due e sono molto curiosa di vedere come poi andrà avanti. Poi abbiamo un foreshadowing, infatti vediamo Adam che è che è, insomma al mare, è bruttissimo che stava al mare, però stava al mare, e vede passare Seasmoke, che sarà molto importante per la sua storyline. Questa storia di Seasmoke, ma soprattutto di Lenor, è un po' un problemino per quanto mi riguarda, ma poi ve ne parlo meglio dopo. Però sicuramente col fatto che comunque Adam e Seasmoke sono collegati, questo foreshadowing, questa scena è molto bella e poetica, nel senso che gli passa praticamente sopra e lui guardandolo sorride, quindi
già si vede che comunque c'è un legame. Quindi una scena bella, cioè mi è piaciuto appunto che lui stava nell'acqua e vede sto drago che vola, quindi bella. Poi vediamo come Aegon riesce a sminchiare tutto anche quando tutto sta andando a suo favore, con diciamo la scena che non lo so, io ho apprezzato tantissimo Otto in questa puntata, cioè mi è piaciuta la recitazione, mi è piaciuto quello che gli hanno fatto dire, tutto, cioè nel senso l'ho amato tantissimo in questa puntata, che poverino insomma si ritrova veramente circondato da un branco di imbecilli. E poretto non sa più che cosa fare, cioè tant'è che io a un certo punto pensavo che dico, ma questo dice, ma sai che c'è, io me ne torno proprio a vecchia città, ma non mi scrivete manco più per il mio compleanno, cortesemente scordatevi che esisto. Perché insomma lui era riuscito a fare una cosa molto diciamo di impatto, perché come diceva anche lui a Aegon, lui è visto come un re debole, perché comunque all'inizio, appunto, già soltanto che ti incoronano e un drago ti sfonda il pavimento della sala dove tu stai, cioè ti stanno incoronando, è un po' uno smacco e purtroppo la gente a queste cose ci fa caso e ti dà un'etichetta su questa cosa. E se il popolo ti vede come un re debole, tu come re sei finito perché non ti daranno mai l'appoggio che serve. Quindi lui era riuscito a fare con una cosa agghiacciante a prendersi il parere della folla. Ma Aegon, che appunto è in un momento di rabbia cieca e che cerca solo la vendetta, e lui quello che voleva era cercare gli assassini di suo figlio, lui non ha minimamente pensato alle conseguenze delle sue azioni, come Aegon fa sempre, come abbiamo visto anche nel bene nella prima puntata, cioè appunto io ti devo ridare le pecore perché tu hai perso le pecore, ma non penso che le pecore servano a sfamare le mie punte di diamante del mio esercito, ossia i miei draghi. Cioè lui non fa queste associazioni, non è così, non riesce a mantenere la logica e quel poco di logica che ha, non sono sicura che ci arriverebbe a tanto. Quindi nel momento in cui Aegon sbrocca e te lo sei perso, cioè non puoi comunicarci, perché lui vorrà semplicemente arrivare al suo obiettivo, in questo caso è la vendetta. Tant'è che infatti, siccome Vlad aveva detto che aveva collaborato con un ratcatcher, che è cacciatore di ratti, io non so se si dica così, però coloro che cacciano i ratti nella Fortezza Rossa, lui, Aegon, molto tranquillamente fa prendere tutti i rat catcher di approdo del re e così serenamente li impicca, cosa che mi ha ricordato molto quello che Daenerys fa. Non mi ricordo, mi pare a Meereen, cioè quando arrivava a Meereen, lei vedendo che erano stati praticamente crocifissi delle persone innocenti, degli schiavi innocenti, lei prende tutti i nobili e li crocifigge lei. Tant'è che poi infatti dopo arrivava il figlio di uno di questi che diceva: "Guarda, cioè, io non ho capito come ti è venuto in mente perché, tipo, mio padre non ha mai fatto del male a nessuno." E infatti, insomma, io in questa cosa che ha fatto Aegon ci ho rivisto molto quello spiacevole episodio di cui è protagonista Daenerys. Quindi è stato un bel aggancio, cioè, nel senso, anche nel libro c'è belli agganci che anche George Martin crea per farti vedere comunque dinamiche caratteriali e di famiglia. Quindi molto, molto, molto interessante. Proprio perché quello lì è uno dei momenti cardine di Daenerys, quando si fa due domande. Re Aerys era un pazzo furioso e dice: "Oddio, non è che pure io tendo magari a fare decisioni di questo genere qui?" La risposta è sì, perché come vediamo, comunque alcuni Targaryen ce l'hanno questa verve qui, che non è sempre utile, anzi, secondo me, mai. Quindi, insomma, lui fa questo Aegon fa questo gesto, che ovviamente dal punto di vista del popolino te lo mette contro, perché dici: "Scusami, ma adesso mio figlio, che non lo so, era il più bravo del mondo, perché me l'hai, cioè perché ha perso la sua vita semplicemente perché faceva sto mestiere?" Ma Aegon non ci ha pensato, il che porta ovviamente a una discussione con Otto.
perché dove vediamo che Otto giustamente mette in atto strategie per vincere questa guerra, perché comunque la guerra non si vince soltanto a chi c'ha il drago più grosso, ma anche a giochi di alleanze, giochi di immagine che ha il sovrano che deve regnare, perché tu devi avere anche comunque gli altri lord dei sette regni, ma anche il piccolo popolo, cioè tu comunque in quanto re devi essere sostenuto, se sei da solo comunque stai tranquillo che prima o poi qualcuno ti ribalta. C'è invece Aegon che preferisce più l'azione, tant'è che infatti fa a Otto, gli dice ma mentre voi stavate a fare i cazzi vostri, Ser Criston, lui ha agito. La faccia di Otto impagabile è ormai tatuata nella mia mente, non se ne andrà mai più, dove giustamente si gira e fa e che ha fatto? Il piano malefico di Ser Criston è stato mandare Ser Arryk a Dragonstone nella speranza che lui si riesca a infiltrare nel castello passando per suo fratello Eric e così uccidere Rhaenyra. Sì, Ser Criston così si voleva togliere due sfizi, cioè appunto uccidere Rhaenyra perché tanto ci sta sempre bene, e anche liberarci di Ser Arryk perché ora ce l'ho con te e se muori onestamente non me ne frega un cazzo. Grande Criston, grandissimo. Però giustamente questa idea becera e stupida, cioè non farà altro che metterli dal punto di vista degli altri in una situazione di svantaggio, perché ok, mo hai appeso tutti, poi famo pure l'attentato noi, cioè cosa che noi recriminiamo tantissimo a Rhaenyra adesso, cioè è la base, cioè il punto focale su cui si basa la nostra propaganda, che questa ha mandato qualcuno per uccidere gente indifesa, tu mo fai uguale. E quindi insomma vediamo che Dumb and Dumber, cioè scemo e più scemo, ormai sono a braccetto, e il fatto che Otto ora porti nella conversazione il fatto che appunto gli manca Viserys, perché cioè si vede che gli manca Viserys, ma tranquillo Otto manca a tutti noi, gli manca Viserys, in più appunto comincia a sfidare l'autorità di Aegon dicendo che è un cretino, giustissimo, cioè non voglio assolutamente dire di no, dicendogli che è un cretino, che è un idiota, che suo nipote è un idiota, è frase che mi tatuo, e che appunto gli comincia a dire, quando Aegon dice ma io, cioè mio padre ha voluto che fossi io il re, lui fa sì, è stato lui, sei sicuro? Sì, tu ci hai creduto a sta favolina, eh? Ho capito. Quindi diciamo che questa conversazione che mina sempre di più l'autorità di Aegon porta Aegon a volersi liberare comunque di Otto e dare la spilla del primo cavaliere a qualcuno che lui reputa molto più affine al suo pensiero e che sicuramente non gli metterà i bastoni tra le ruote. Aegon non capisce che gli serve per vincere questa guerra, ha bisogno proprio di una persona come Otto, ma purtroppo non è andata così. Dopodiché abbiamo l'attentato, se non mi sbaglio, vero? Sì, ormai ci siamo. Ok, abbiamo l'attentato a Rhaenyra da parte di Arryk. Attentato di Rhaenyra da parte di Arryk che viene sventato, da Missaria, che si è accorta che Arryk, che mi ha accompagnato al cancello di Dragonstone, non può essere lo stesso Arryk che adesso sta salendo da il porto. A meno che non ha il dono dell'ubiquità, c'è qualcosa che non va. Potevano farlo vedere molto di più, cioè nel senso potevano proprio far vedere che magari lei tornava e avvertiva Ser Arryk, ma invece no, hanno voluto tenerlo fuori, cioè non mostrarlo in camera. Mi sarebbe più piaciuto in realtà, però non lo so, cioè magari è una cosa che verrà detta se Missaria rimane lì con Rhaenyra. E molto probabilmente magari nella prossima puntata, cioè magari Rhaenyra dice ah grazie che l'avevi avvertito, cioè mo dico una cazzata, però scena tra Arryk e Arryk molto 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 bella, fedele ai libri, cioè ci sono delle differenze ma comunque molto molto toccante. È triste appunto che questi due fratelli, che in realtà si vogliono un bene dell'anima e che sono sempre stati uniti per questione comunque politica, si siano dovuti separare e alla fine anche lottare tra di loro, però insomma è una
è una scena molto molto potente proprio per il fatto che poi alla fine muoiono entrambi e il fatto che non si sa bene se sia Rick o se sia Eric, o comunque io non l'ho capito, e poi alla fine si sia suicidato, è comunque è molto forte, è molto d'impatto. Mi è piaciuta veramente veramente tanto, insomma, che come è stata resa su pellicola, quindi bravi loro, poi bravissimi gli attori. Ho saputo che hanno girato tutto loro. Io quando so che gli attori fanno appunto queste scene di combattimento senza gli stuntman, li rispetto tantissimo, come fu per l'unico pezzo bello di Troy, ossia la scena del combattimento tra Achille ed Ettore, dove Brad Pitt e Eric Bana hanno fatto tutto da soli. Non lo so, nel senso, secondo me dà una spinta in più al lavoro di un attore. Bellissima, bravi, mi è piaciuta molto. Adesso ci spostiamo dalla parte dei Verdi, dove vediamo Otto che sta informando Alicent di quello che è successo. Ovviamente lui ora se ne va, ma penso che comunque non importa se l'hanno licenziato, lui penso se ne sarebbe andato lo stesso. Come dicevo prima, me ne torno a vecchia città e chi se vede se vede. Una cosa buona è il fatto che hanno finalmente nominato, insomma, Daron. Che sì, cioè sono d'accordo che poteva essere introdotto prima anche soltanto a parole, però insomma meno male che l'hanno messo. A me Daron come personaggio piace molto, quindi se l'avessero tagliato mi avrebbe fatto molto, molto male, quindi bene che l'hanno nominato. Qui abbiamo una sorta di avvicinamento da parte di Otto nei confronti di Alicent, ma diciamo che ormai penso che ogni sorta di avvicinamento emotivo che Otto può avere nei confronti della figlia non verranno mai recepiti bene, cosa che infatti porta alla scena che secondo me, se non vuoi chiudere con Eric e Arrick, doveva chiudersi qui, cioè a Alicent che entra nella stanza di Aegon, vede che Aegon piange ma lei non riesce a consolarlo e se ne va. Questa cosa qui, per quanto sia una cosa che umanamente è triste, che lei in quanto madre non riesce ad avvicinarsi così ai suoi figli, da un lato psicologico in realtà è molto ben fatto, perché ho scoperto che noi ci comportiamo con gli altri a seconda del tipo di relazione, comportamento che abbiamo ricevuto da parte dei nostri genitori. Non si può dire che Alicent sia mai stata capita o coccolata da suo padre, e questo ha senso che lei non riesca a farlo nei confronti comunque dei suoi figli, il che ovviamente rende la dinamica molto triste, perché lei non riesce mai a avvicinarsi ai suoi figli, appunto. Magari ci prova sempre un pochino di più con Elena, ma non capisce Elena cosa prova, quindi Elena tende a respingerla. Aegon vorrebbe tantissimo il supporto della madre, ma non riesce mai ad averlo. La madre rimane sempre molto dura nei suoi confronti, è come se Aegon non vada mai bene, e questo comunque, cioè, è come se lei tende a volerlo sempre rimproverare per tirargli su il morale, quando in realtà a una persona come Aegon non serve quello, gli serve che tu gli accarezzi i capelli e gli dici amore, andrà tutto bene in quanto madre. E poi abbiamo quell'altro che invece, per avere un po' di affetto, va da Madame Sylvie accoccolato sul suo ventre, nel senso, possiamo dire che la povera Alicent non è che è stata proprio tantissimo in grado di dimostrare amore nei confronti dei suoi figli. Però secondo me ha qua senso con il rapporto che lei per prima ha con suo padre. Anche in questo caso qui vediamo come Alicent, in un momento in cui non c'entra niente, deve spiare il suo peccato. Infatti anche a suo padre gli dice padre ho peccato, e il padre gli dice a me frega niente, cioè onestamente va bene così, come ho detto io me ne vado. Vediamo sempre questo senso in cui lei si vuole si vuole proprio confessare quello che ha fatto. Ecco perché la scena finale non ha senso, a mio parere. Cioè, secondo me si poteva chiudere tranquillamente con lei che usciva da porta della stanza di Aegon, che riva con Ser Criston. Cioè, allora, io ho capito, nel senso, tu no. Cioè, forse perché mi volevi far capire che comunque loro continueranno a perpetrare questa relazione? Va bene, ma non c'è bisogno che me lo fai vedere qui. Cioè, è come se li stanno spingendo un po' troppo. E non capisco perché, in realtà. Perché vai proprio a rompere
come si chiama, proprio il pace della puntata, a mio parere. Non c'era bisogno, cioè, francamente non importa se lei continuerà la sua relazione con Sir Criston oppure no, cioè facessero quello che gli pare, mo' abbiamo problemi più grossi, quindi il finale è stato un po', cioè nel senso non serve, ve lo giuro, non serve. Ora, considerazioni finali. A me questa puntata è piaciuta veramente tanto, è volata anche. Quando è finita, infatti, ho fatto io, ma come, sono già passati 50 minuti? Cioè, no, di più, datemi di più. Quindi mi è piaciuta veramente tanto. Che però mi ha portato, non tanto nella puntata in sé, perché come ripeto, bellissima, ma mi ha portato un po' di preoccupazioni per il futuro. Una delle preoccupazioni che ho avuto è il fatto che, come dicevo prima, io trovo la parte dei Verdi estremamente interessanti e un personaggio secondo me interessante quando un personaggio che ti fa pensare rende una dinamica molto interessante, cioè io quando arrivano i Verdi, anche se so che molto probabilmente mi incazzerò, io non vedo l'ora di vedere che cosa fanno, sono molto interessanti, invece io questa cosa qui non la vedo, non la percepisco affatto da parte dei neri. Quello che dicevo prima appunto è che l'unico che tu hai. Allora, è vero che la parte dei neri è comunque costellata da persone che sono più eticamente corrette. Già sono comunque personaggi più difficili da gestire perché interesseranno comunque di meno, cioè per dirvi anche un po' anche un po' quello che ha portato in Game of Thrones a rendere gli Stark piatti e noiosi, cioè comunque gli Stark portano avanti eticamente sono molto corretti, molto alti. Questo nei libri non li porta ad essere privi di difetti, perché cioè come tutti Bran, Arya, Sansa, Rickon, Jon e Robb hanno una cifra di difetti, però comunque diciamo che vogliono portare avanti quel senso di giustizia e onore che il padre tanto che è tanto caro al padre e agli Stark in generale. E molto spesso ci troviamo molto più interessati a personaggi con sfaccettature molto più negative, nel senso molto probabilmente molti di voi che mi guardano amano Tyrion, non a caso nel libro Tyrion è molto molto grigio come personaggio, è molto interessante, che ti può portare comunque ad odiarlo o ad amarlo, Nella serie invece, per esempio, molti poi dopo dicono che dopo un po' diventa noioso, no? Perché effettivamente Tyrion nella serie vediamo che è troppo buono, John uguale, cioè John a un certo punto è proprio completamente, non lo so, senza scopo, lo vediamo che sta lì solo a cercare di conquistare il cuore di Daenerys e essere sicuro che dice io il trono non te lo voglio rubare, te lo giuro, ma dopo un po' diventa una palla aberrante, cioè proprio, no? I neri stanno rischiando di finire, secondo me, in questa situazione qui, perché è vero che tu hai personaggi come Jace, Bella, Rena. Hai personaggi come Rhaenys, anche Corlys, però tu avevi due personaggi che in realtà anche nella storia, proprio nel libro Fire and Blood, passano come molto ambigui e non si tratta solo di Daemon, ma anche di Rhaenyra. Allora, io continuo a dire che Rhaenyra, per la caratterizzazione che loro hanno fatto, quello che sta facendo in queste puntate ha senso e mi piace molto, ma a lungo andare è vero che magari qualche altra cosa può succedere, però per farla passare alla storia come Rhaenyra la crudele o Maegor con le tette, cioè io per ora non riesco a vedere questo personaggio, cioè come fa lei a impazzire così tanto, comunque a fare qualcosa che le faccia avere questa nomea, perché ragazzi io non mi voglio vedere Rhaenyra che per tutte quante le serie o per tutta quanta la sua vita verrà, farà le cose con il cuore in mano per poi essere fraintesa oppure far passare quello che fa come una cosa negativa, perché cioè, la renderebbe un personaggio molto molto noioso, in quanto la sua storia, cioè lei passa alla storia come una regina che non è stata una grande regina, cioè appunto, mi ripeto, Rhaenyra la crudele, cioè se passi così alla storia, qualcosa devi aver fatto. Io non accetto che lei non combinerà mai niente e per quanto ci siano ancora delle cose che magari possono succedere,
Però ho paura perché lei finora è stata molto molto ripulita. E secondo me una cosa che tu potevi fare per già mettere un po' di ambiguità nel suo personaggio era uccidere Lenor. Cioè, secondo me il fatto che loro non abbiano fatto uccidere Lenor a Rhaenyra e a Daemon, secondo me è un problema. E per quanto magari prima poteva non sembrare un problema, ora secondo me lo sta diventando. A parte per la cosa di Seasmoke, che comunque, cioè, se lui si lega comunque a un'altra persona, o mi fai capire che Lenor è morto chiaramente, oppure mi vuoi far capire che il drago, se non vede la persona, cioè il suo rider, allora cambia. Cioè, anche quello me lo devi spiegare. Poi, però, la cosa che con la morte di Lenor viene accentuata è, o sarebbe stata accentuata, è il fatto che Rhaenyra tende a questa tendenza, e nella prima serie ce lo fa vedere molto bene, alla tendenza a fare quello che le pare, cosa che la mette in contrapposizione rispetto ad Alicent. Cioè, mentre Alicent ha fatto tutto per la sua casata e suo marito, lei invece ha fatto tutto per se stessa. Cioè, il suo sposarsi con Daemon è una cosa molto egoista da fare, perché lei aveva già una grande risorsa con il matrimonio con Lenor, perché essendo sposata con Lenor tu hai dalla tua parte i Velaryon. Cioè, tu non hai bisogno di Daemon per essere più forte, perché Daemon potrebbe mettersi dalla parte tua tranquillamente. Cioè, non è capito, soprattutto se vedi che dall'altra parte c'è Otto. E sicuramente Daemon non si sarebbe mai messo dalla parte di Otto. Cosa che poi, un'altra cosa grave che Rhaenyra fa con questo matrimonio è fare i figli con Daemon. Fare i figli con Daemon porta comunque al fatto che i figli con Daemon sono figli legittimi, e si vede chiaramente che loro sono figli legittimi, cosa che potrebbe potenzialmente nel futuro andare a minare la legittimità di Jace. Perché ora magari non c'era, non succedeva niente con gli Hightower, non succedeva niente con Aegon, ma molto probabilmente qualcuno poi avrebbe spinto per togliere Jace e mettere o Aegon o Viserys sul trono. Quindi lei tende a fare delle decisioni perché le fanno comodo, perché, come dice lei, io volevo, cioè pensavo, cioè avevo preso Daemon come una sfida. Quindi lei non l'ha fatto per questione politica, l'ha fatto perché le piaceva suo zio e ci si voleva mettere. Frase incredibile questa, però capitemi, no? Cioè, quello è stato il punto. È molto sottile notare comunque questa cosa in Rhaenyra. Se tu mi fai sopravvivere Lenor e me la fai come al solito sempre, questa Madonnina addolorata che fa le cose per salvare gli altri, ma poi si prende la colpa perché sì, io non posso dire che Lenor è scappato, quindi va bene se la gente pensa che io ho ucciso mio marito. A me non mi piace il fatto che stanno così tanto coccolando Rhaenyra da questo punto di vista, perché è giusto renderla un personaggio interessante qual è. E se tu me la coccoli e me la fai sempre positiva o sempre fraintesa, a me dopo non è che, cioè, non mi piace più, dopo mi dà sui coglioni. Quindi, insomma, questa cosa a me non mi è piaciuta molto, anche perché, cioè, secondo me, comunque le cose anche in sceneggiatura devono essere scritte in modo chiaro, perché comunque tutti noi siamo soggetti a un effetto che si chiama effetto alone. L'effetto alone ti porta a dare determinate caratteristiche o enfatizzare determinate caratteristiche nelle persone che ti piacciono. Ma questo non succede solo con le persone, cioè può succedere con le persone che incontri per strada, può succedere con le celebrità, ma può succedere anche con i personaggi. Quindi è chiaro che se io ho subisco l'effetto alone da un personaggio come Rhaenyra, magari alcune cose tendo a giustificarle o a ignorarle, perché comunque lei è una brava persona, cioè che io la intendo, mi piace, no? Questa cosa la facciamo con tutti, cosa che infatti dicevo anche l'altra volta. Per esempio, io su alcune cose vado molto più dura con Daemon rispetto magari ad altre persone, perché Daemon non mi piace, quindi io, non avendo questo effetto alone su di lui, riesco a mantenere un po' più la lucidità. Quindi tu non mi puoi, sceneggiatore, baiassare così tanto le persone su Rhaenyra, perché la cosa che è bella di questa serie è il fatto che ci siano due team, ma non sono due team chi è il cattivo, chi è il buono, sono due team che poi lo spettatore ha sua
a suo gusto, a sua personalità, andrà a scegliere poi con chi schierarsi. E sono belli perché sono tutti, dovrebbero esserci due gruppi che fanno anche cose discutibili, cioè non c'è la poverina, la fraintesa e i cattivi. Non è così, è per quello. Invece, poi dopo, se tu mi fai lei tanto buona, gli altri me li fai passare come incoerenti, ma loro non sono incoerenti, loro sono personaggi ben definiti e strutturati che fanno i loro errori e che te li rende interessanti. Lei questa cosa qui gliela stanno perdendo, cosa che poteva essere, secondo me, molto ben risolta se tu le facevi uccidere Eleanor nella prima serie e anche se quando gli arrivava appunto la richiesta da parte dei Verdi di inchinarsi ad Aegon, con la promessa appunto che lei si sarebbe potuta tenere Dragonstone con i suoi figli come eredi tutto a posto, lei avesse risposto: io avrò il mio trono, avrò la testa di Aegon. Cioè, sono cose che ti danno comunque una sorta di sfumatura in più, no? Mi dispiace che questa cosa qui si sia persa. Un'altra cosa che mi dispiace, sempre un po' collegato a questo, è il fatto che sembra che tutto sta succedendo per errore. È una cosa che mi sta dando molto fastidio. Perché hai comunque la situazione di Aemond, no? Che ha ucciso Luke, è stato un errore. E io fino lì sono d'accordo. Perché? Perché tu inizi la prima serie dove mi dici, cioè Viserys ci dice che i draghi sono la forza dei Targaryen e che loro si sono convinti di controllare i draghi, ma che in realtà non è così ed è meglio che nessuno lo sappia. E mi chiudi la serie col fatto che Aemond perde il controllo del suo drago, il che da me da spettatore mi fa vedere che comunque i draghi ti ascoltano sì, ma fino a un certo punto, cosa che infatti appunto ne avevo anche parlato nel mio video Draghi contro Metalupi, scontro finale, dove comunque mettevo a paragone figure come i draghi e la lealtà che possono avere verso il loro rider e figure come i Metalupi e la fedeltà che possono avere verso il loro padrone. Quindi a me è piaciuto il fatto che questo sia successo per errore, ma non va bene che poi anche Blood and Cheese me lo fai fare per errore. Cioè, sta succedendo tutto per errore, cioè io non ci posso credere che Damon mi dice no, ma è successo per errore, io gli avevo detto di andare a cercare quello con i capelli lunghi e la benda sull'occhio, se loro l'hanno trovato sono due rincoglioniti. Nel senso, dico, ok, ma di nuovo, cioè secondo me queste due cose, se ne fai una non puoi fare l'altra, cioè andava bene per esempio che Aemond fa il minchione, crea quello che crea e Daemon va e dice: tu, voi uccidete Aemond perché è un minchione, ma questi sbagliano. Va bene, l'avrei accettato, ma se tu già hai fatto l'errore con Aemond e Luke, non me lo puoi fare anche con Daemon e Blood and Cheese perché diventa ridondante. Cioè, tutto sta diventando un errore e un grande fraintendimento. Però questo mi fa giustificare Daemon e Rhaenyra come sempre. Sporchiamo un po' la parte dei neri, cioè facciamo vedere che questi sono persone con delle reazioni. Il gruppo dei neri per ora la spingono solo e anche poco, la spingono su Daemon. Cioè, secondo me sarebbe stato molto più di impatto far dire a Daemon che lui effettivamente ha detto: ok, senti, ti dico la verità, tanto ormai mi hai scoperto, va bene, tanto non cambia un cazzo. Sì, gli avevo detto: se non trovate quello, allora sì, prendete il ragazzino perché a me mi serve un figlio per un figlio, non mi importa chi muore, va bene così. Cioè, comunque sarebbe molto più di impatto. Cioè, una serie così che a questi due team che tu vedi entrambi, è bello se tu ogni volta che guardi un team non sai per chi ti fare. Cioè, io appunto prima vi ho già nominato Spartacus. Loro fanno esattamente così. Io vi consiglio veramente di guardarla, è una serie bellissima dove tu hai sempre la parte degli schiavi, quindi Spartacus e tutti loro e tutto il suo gruppo, contro i romani. E per quanto tu eticamente ovviamente dici hanno ragione gli schiavi perché non è giusto che siano schiavi e che li metti nelle arene per farsi ammazzare, le dinamiche che sono all'interno dei romani sono belle e delle volte tu ti trovi anche a tifare per loro nelle loro cose, non contro ovviamente di là, però ti trovi che succedono delle cose che spingono tantissimo, però anche dalla parte degli schiavi lo fanno. Cioè, quindi ci sono due gruppi che sono molto ben bilanciati per umanità
e errori. Quindi, cioè, nel senso, è possibile farlo ed è un peccato, perché questa serie qui, che è tutta fondata comunque sulla politica, cioè, se tu mi fai dei personaggi molto interessanti, cioè, ma Game of Thrones li mangia in testa, perché la regia, i costumi, ma anche la sceneggiatura sono, gli danno una pista a quell'affare lì, cioè, nel senso, a quell'altra serie, quella campa, perché l'idea di George Martin è geniale, l'idea è buona, ma non è perché era buona la regia, era buona la sceneggiatura, è buona l'idea di base, se l'idea di base è buona, grazie al cazzo. Qui invece ci avremmo il potenziale per veramente creare una cosa bella, ma devono spingere di più, cioè rendere i personaggi interessanti tanto quanto sono i personaggi di A Song of Ice and Fire, perché appunto, come dicevo prima, non è che anche i personaggi buoni sono privi di problematiche o comunque di cose che ti fanno fa fra, ma che stai a fa, cioè anche gli Stark lo fanno, Ned per primo, per dirvi. Quindi insomma, secondo me dovrebbero spingere un po' di più, però ripeto, insomma, è la seconda puntata, ancora abbiamo 6 episodi, quindi in realtà, cioè, abbiamo tempo, però io temo per il futuro del fatto che Rhaenyra passi come la samaritana di turno, che però è passata alla storia erroneamente per una persona che non era. E francamente non mi piacerebbe questa cosa qui. Detto ciò, io ho finito il mio sproloquio. Spero che appunto non vi abbia annoiato, spero che vi sia piaciuto il video. Fatemi sapere voi che cosa avete pensato di questa puntata, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, cosa non vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto. Fatemi sapere tutto quanto. Io vi ringrazio come sempre, vi mando un bacione e ci vediamo la prossima settimana con una nuova recensione di House of the Dragon. Ciao!